Ammazza che bianca che sono oggi in sto video, vabbè, luce fantastica quindi. Va bene, ciao, ricominciamo. Oggi in questo video vi mostro uno dei due metodi con cui realizzo in casa il mio tonico per il viso. Mi è stato richiesto da molte di voi, quindi spero che vi piacerà il primo di questi due metodi. Poi nei prossimi video vi farò vedere anche l'altro, sono uno più semplice dell'altro veramente. Quindi insomma spero che vi piacciono, spero li proverete. Questo tonico è in gel, diciamo, è una specie di gel, comunque funziona nella stessa maniera dell'altro tonico, del classico tonico, diciamo, più acquoso, quindi più liquido. Comunque va benissimo, io lo adoro. È un tonico con l'infuso di camomilla e l'olio essenziale di lavanda e quindi contro gli arrossamenti della pelle, lenitivo. È veramente calmante, quindi anche per quando avete il viso stanco, appesantito dal lavoro o comunque da una giornata stressante, a me piace molto perché comunque mi illumina il viso, me lo rilassa, si può dire anche così, insomma. Ok, niente, spero vi piaccia, vi lascio il tutorial e vi mando un bacione, ciao! Cominciamo mettendo sul fuoco un pentolino con dell'acqua, come potete vedere, per poi preparare l'infuso di camomilla o con i capolini o con le bustine. Quando l'acqua è bollente spengo il fuoco, in questo caso io ho inserito la bustina di camomilla in infusione da 3 a 5 minuti, ogni tanto agitandola come vedete per far uscire il tutto. Nel frattempo, finché trascorrono questi minuti, vado a pesare sulla bilancina la gomma xantana. Ora, in un recipiente di vetro, vado ad aggiungere la glicerina vegetale che ho acquistato sul sito aromazon.com, ma la trovate anche in farmacia, dovete richiedere il glicerolo. Ecco qui, la vado a pesare sulla mia bilancina. Ora vado a versare sopra alla glicerina la gomma xantana, proprio sopra, e vado a mescolare, a cominciare a mescolare con un cucchiaino, io ho utilizzato quello di plastica del gelato. Mentre mescolo xantana e glicerina, vado poco alla volta ad aggiungere anche l'infuso di camomilla, mescolando naturalmente. Ne verso un po' e poi vado a versare anche tutto il resto dell'infuso e mescolo per altri 2 minuti finché non vado a formare il gel alla camomilla. Mi raccomando, se si formano dei grumi potete anche frullarle un attimino, comunque mescolate energicamente. Vedete, dopo un paio di minuti si è formato il gel, spero riusciate a vedere bene, ecco qui. Ora vado ad aggiungere dalle 6 alle 10 gocce di olio essenziale, io ho scelto quello alla lavanda che va bene anche per le pelli sensibili come la mia. Io ne ho messe 8, comunque dalle 6 alle 10, e andate a mescolare per una decina di secondi. A questo punto vado infine ad aggiungere le gocce di conservante, io utilizzo il Coast Guard che compro sul sito aromazon.com per far conservare almeno 3 mesi il mio tonico. Dopodiché vado a mescolare per una decina di secondi. Ricordate sempre comunque di agitare il tonico prima di utilizzarlo perché abbiamo gli oli essenziali al suo interno che non si disperdono nell'acqua. Bisogna agitarli per farli disperdere un po'. Con l'aiuto di un imbuto alla fine vado a travasare il tutto nel contenitore finale. Questa è l'applicazione in un dischetto di cotone. Ne mettete un pochino e poi io vi mostro sulla mano, ma andate a tamponarlo così anche sul vostro viso. Ecco qui, spero che questa ricetta vi sia piaciuta e vi mando un bacione. Ciao!